Ciao a tutti ragazzi, io sono Migram e benvenuti al quarto episodio di Last Day of June. Continuiamo dove abbiamo lasciato Carl. Ok, facciamo ricorda. E adesso siamo dentro al quadro, vediamo un po' cosa è successo ora. Cacciatore. Ok, vede il bimbo che scende giù. Però il cacciatore che sta vedendo, che cos'è quello? Vede pure la macchina. Oddio, mi ho cazzo quello. No. Cioè, noi abbiamo praticamente evitato il bambino grazie alla biondina, però ci siamo messo pure il cacciatore a far cascare un pezzo di terreno sopra. C'ha ragione, Carla. Però come vai, vai, le more sempre. Ok, si è aperta la porta. E quindi ora tocca al cacciatore. Ok, questo è il lettino. Ah, però lei stavolta sta a piangere sul bimbo che non è mai nato, che aveva preparato il lettino. Oh, questa macchina, oddio, questa è quella dell'incidente. Ok, questo è quello che avevamo visto prima. Non torniamo indietro. Allora, quello è il lettino, le piange. Qui. E porta un regalo lui a lei. Però lei ormai è troppo triste. Qua? Che mano? La tavolozza dei colori. Ok. Di chi è? Cacciatore! Ok, devono fare un quadro? Che devono fare? Vediamo un po'. Qua. Oh! Gli ha detto vieni qui a dipingere. Ma che carino! Ok. E lì c'è il quadro del cacciatore. Ok, clicchiamo. E sparisce. Ok, e va ovviamente dentro casa. Ok. Quindi dobbiamo tornare indietro. Ok. Così evitiamo pure che sto cacciatore faccia sto casino. Una, due, porte chiuse. Salvala. Che sento questi rumori strani? Che sarà significato? Ok, sono le 3. Questo sarà il padre, è uguale a lui. Sì, col fucile in mano. Ah, vedi che trofei di caccia. C'è pure la statua del padre. Col fucile d'oro. Tolgo sul bacchio. Ma
gazzaladra quella. Ecco, quale gli doveva fregare? Ovviamente quella più grossa di medaglia. Ah, sì, proprio con quello d'oro. Ah, ecco a chi stava a sparare lui. Stava sparando alla gazza ladra che gli ha preso la medaglia del padre. Ok. Bello. Giusto. Gli ha detto che si spara. Ok, lui dice no al bambino che deve prendere la gazza ladra. Ah, ok, pure lui ha visto Carla e Gione che stavano andando al lago. Ok. Perfetto, quindi ora siamo il cacciatore e dobbiamo recuperare la medaglia, sono le 6. Ecco qua il quadro. Perfetto, va indietro. Eccola. E riprende il fucile. E beh, porca miseria, è presa quella più grossa, le medaglie. Ok. Ah, ok, già incominciamo così. Bravo, chiudi casa, non si dovesse mai. Che sta sull'albero? Bene. E chiama il cane. Vediamo. Ma il cane sta a giocare col bambino, è vero? Ma non viene il cane. Sta a giocare col bambino. Ok, proviamo senza cane. Spara. Dove va? Ok, quello laggiù di albero. Questo è del bimbo. Ok. Allora, andiamo a sta gazza ladra maledetta che ci ha rubato la medaglia. Perfetto. Via. Biondina sta là con tutti i pacchi. Allora. Oh. Lui si è fatto dire, io sto forte. Cane non c'è verso, sta giocando col bimbo. Andiamo così. Come vai? Ok. No? Non ci arrivi, ciccio. È chiuso dall'altro lato. Passiamo di qua? Un po'. Ok. Oh, attenzione. Attenzione, c'è un ricordo, il cacciatore. Andiamo alla gazza. Ok, riscappata di nuovo. Apriamo qua però. Voglio tenere tutte le porte aperte, bene o male, così almeno ognuno può andare lì.
a prendere i ricordi. Ah, c'è il nido lì. Però se lui va, rifa ricascare Muretto. Vediamo un po'. Arrabbiata perché il cane non vuole venire con lui, però è giusto perché il bambino che c'era col cane. Vabbè, concludi il giorno. Per forza metà così deve andare e poi dopo potremmo modificare, sono le 7. Ok. Ma poverino Giungaro, qualsiasi cosa ne muore ugualmente, porca miseria. Okay. È colpa delle rocce che cadono di sto nido. Ecco, vedete, il bambino scende, se gira, ok, vede il furgoncino. Sono bambino. Sta per cascare, lui si tira indietro. Casca in sassi e loro hanno messo il posto. Ok. Che devo modificare? Il bimbo. Avvolgi. Sì, perché mi serve il cane. Mi serve il cane. Cookie No, 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 vediamo un po'. Che ragazzino deve giocare oppure dovrei trovare un'altra corda. Tanto ok, non è il suo, pensavo che era il suo. Andiamo a esplorare qua. C'è niente? Ok, lì c'è il ricordo del bimbo. Mi piace il disegno. Vediamo un po' le memorie. Il bambino è completo. Ok, giocava una palla. Scendono giù. Ok. Veniva sgridati dal nonno. Ma quel bimbo se ne va via e lui rimane da solo. Ok. Quindi prima c'era un altro bimbo. E niente. Ma queste che serviranno, boh? Questi dell'acqua. Gioca? No. Ma se deve andare. Mannaggia, dove possiamo andare? Così lui gioca con l'aquilone. Ok, è l'unica cosa che possiamo fare. È sempre colpa dei pacchi adesso.
Quindi lui ha visto che erano colpa dei pacchi. Ora dovrei modificare che cosa? Lui? Proviamo un po'. Sei? Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Allora, quindi era colpa dei pacchi. Quindi adesso in teoria ecco il cane è libero. Ok, chiamiamolo. E adesso viene il cane, perché il bambino sta giocando con lui. Ok. Bravo cagno. Spariamo qua. Bene, ha cambiato strada. Ok. Bene, sei andato da un'altra parte, quindi non verso il nido. Tanto lei, vabbè, non ci apprezza. Prepariamo. Oh, cerca delle mele. Quindi la strada è libera. Posto. Vedi un po' che c'è lì. Non mi sa niente. Vedi un po'. C'è qualcosa? No. C'è una nicchia strana, vabbè. Ok, andiamo dalla gazza. Ok. Chiamiamo il cane. Ci serve. Aspetta, bravo, stai qui. Dai, su! Oh, porca miseria! Oh. Dove vai? Dai, vuoi lasciare sta cosa, sta medaglia? Altra volta là. Sì, stiamo avanti indietro. Chiamiamo il cane, va. Niente di qua. Così. Devi cambiare per forza strada perché non vede il cane. Wow, ecco. Via. No. Sta tornando indietro. Un po' adesso, ok. Perfetto, sta lì. Ok, rimani là. Ok, lì c'è il cane. Oddio. Sto perdendo il senso di orientamento, a dire la verità. Ok. È andato là però, quindi dobbiamo portare il cane qua stavolta. Mamma mia. Oh, vai, vai. Via. Oh. È andata più avanti. C'è un altro nido con i piccolini. Aspetta.
un po' vedere. Ok, lui ce la fa. Apriamo pure qui. Ok. Questo è della biondina. Ah, caspita, qua ci dovrebbe venire il bambino perché non ci possiamo salire. Allora non c'è nient'altro. Qui. Niente. Ah, il nonno. Lì c'è bloccato, tanto non ci passa comunque. Qua. Ok. Oh. Ok, è bloccato. Dove è? Oh. La corda. Ok. Piano. Cascato sul fieno. Ok, bau bau. Che fai? Quindi? Bambino, sì, che deve levare, quale sei? Deve levare, deve buttare giù con la palla i cosi, i ferriere, quello là del latte. Ok, andiamo di qua. No. Oddio. Sì, so, va bene. Perdo un po' il senso di orientamento ogni tanto. Ok. Qua si passava, vero? Sì. Ok. Perfetto, qui non c'era niente. Andiamo avanti. Qua. Che c'è? Cosa vedo? Vediamo un po'. Mettiamo giù, olè. Uno. E due. Giù. Andiamo a pallo. Si ricorda di biondina sempre. Ok. C'è un po' di cose da prendere, con lei. Ok, andiamo. Allora, qua. Bene. C'era da buttare giù. A posto. E sopra di chi è, ricordo? Ah, del cacciatore. Bene, ok. Andiamo giù. Biondina. Qui. Mettiamo. Giù. Ok, entriamo qua. Oh, eccolo il nido. E c'è il cacciatore. E qua questo. Via. Mettiamo giù questo. Perfetto. Qua. Ok, è chiuso dall'altra parte. Però. Ah, è vero, c'era una corda qua. Aspetta. Però la corda io posso in teoria farla utilizzare alla biondina e lui farlo giocare col nonno. Perfetto. Andiamo dal nonno. Anzi no, dall'aquilone per vero. Che non lo so sopra. Ok. Concludiamo il giorno. Quindi Bimbo gioca all'aquilone. Ora prendiamo la biondina, vero? Ok.
con la biondina sono le 6, dobbiamo andare a prendere quella corda che abbiamo visto laggiù, dove è cascato il cacciatore. Ok, va bene, prende il pacco. Bravo cacciatore. Ok. Portiamo sul pacco, mettiamo qui. Ok, vedi che sto prendendo i volanti e ti serve la corda. Ma non te la trovo io. Andiamo. Ok. Qua su. Ricordati la biondina. Poi. Andiamo. Ora di qua. Rientro ricordo, prendiamo la corda, entriamo di qua. Ok, con gli uccellini non possiamo fare nulla. In teoria. Ok. Allora, c'era rimasto di qua. Perfetto, ti ricordi che abbiamo preso un po'? Poi dopo li controlliamo. Ma il cane ci sta chiamando il cane. Capisci cagnolino? Adesso sono 7, quindi in teoria quello è cascato là, quindi non c'è niente che interferisce. I pacchi sono sicuri, il bambino sta giocando con l'aquilone. Come? Cane, porca trota. Che cavolo, è mo stavolta il cane. Andiamo di qua. Quindi c'ho le 6. Lui non deve cascare là perché sennò vuole chiamare Biondina per andare a salvare il padrone e fa ricascare rocce. Perfetto. Spero che non mi fai risparare all'alberi. Te prego. Come non detto, vero? Bene. Molto bene. Al cane. Dai. Ok. Oh, meno male me l'hai sbagliato. Ok, siamo qui. Ora entriamo. Bene. Possiamo entrare qua finalmente perché non c'è più il coso, la fioriera. Prendiamo il ricordo del cacciatore. E prospetta. Ok,
Pure all'altra parte ce la ricordo. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi riprendere tutti. Vai, sali. Ok, siamo a 12. Ok, quindi adesso possiamo finalmente recuperare sta benedetta medaglia. Concludi il giorno. Oh, ha visto che carini. E tu gli piace? Ok, oh, cosa ho fatto amichetto? Sono le 7. Quindi adesso, oh, finalmente l'abbiamo salvata. Giusto? Ragazzino sta a giocare, quella con i pacchi, quello con l'uccello. Oh! Sta a costruire pure la casetta. Oh, ma che carini! Oh, quindi sassi, via! Via le rocce. Passa! Attenzione! Ma giù non c'è! Mo che è successo? La sedia a rotelle di nuovo. E vediamo. Bene, ragazzi, qui si conclude il quarto episodio di Last Day of June. Dobbiamo capire che cosa è successo, perché ho fatto tutto. Vabbè, scopriamolo nel prossimo episodio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi e mi raccomando, commentate qui sotto. Al prossimo video, ciao!